Ciao Color, se mi vedete diverso è perché ho sentito il bisogno di fare una piccola intro nella intro, prima della intro. Questo video aprirà una piccola miniserie che ho deciso di far diventare una miniserie, che sarà tutta quanta dedicata al contenuto del pacco di Barbara Cherry Glimmer, che Barbara mi ha mandato in aprile. Siccome da aprile è passato decisamente un po', ho deciso, alla faccia dei giochi di parole, ho deciso di dedicare la bellezza di ben 4 settimane solo al contenuto del pacco di Barbara Cherry Glimmer. Ora, non so se saranno settimane precise, se al posto di 7 faremo 10 giorni, tutto dipenderà anche molto da voi, da quanto mi guarderete, da quanto vi condividerete, da quante campanelline avete attivate. Ma in linea di massima cercherò di non far passare tantissimo tempo da un video all'altro, tra un video e l'altro. Il primo video sarà quello degli assaggi, come avrete già letto dal titolo. Detto questo, io vi saluto, vi lascio al video e spero in tante condivisioni, tanti commenti e tanti like, così faremo uscire subito il video della prima maschera. Ciao a tutti Colors e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi è il 13 aprile, però voi probabilmente vedrete questo video un po' più in là perché prima avevo in mente di metterne qualche altro. Ieri mi è arrivato il pacco di regali che ho vinto al giveaway di Barbara Cherry Glimmer. Quindi vi metto intanto in info box il canale di Barbara e nelle schede vi metto il video unboxing che a questo punto avrete già visto. Magari vi metto anche quello nell'info box, così se qualcuno se l'è perso, visto che ho pubblicato un po' di più, ve lo andate a rivedere. Come vi ho detto nel video, appunto, non avevo tempo di fare gli assaggi, li faccio adesso. Facciamo un video completamente dedicato agli snack inglesi. Io li ho già aperti perché sapete che ho qualche problemino alle mani. Assaggiamo prima questo, che è il coniglio pasquale Mold Easter, e io appunto me lo sono fatto già aprire e si è già un po' spezzato, quindi non ha più l'aspetto di un coniglietto, però vabbè, sarà buono lo stesso, un po' sciolto. Assaggiamo. Ciao di coso di sneakers, come lo sneakers, quindi buonissimo. Mi ero sbagliato, abbiamo ancora il coniglietto. Di solito agli assaggi si dà un voto, io a questo do un bell'otto, perché comunque aspetto di valutare gli altri snack. Adesso mi prendo un tovagliolino perché assaggiamo questa Starbar, che è un altro tipo di cioccolata che mi ricorda, come aspetto, il Bounty. Opla! Ce la farò, coraggio. Oh mio Dio. Mi sembra che era quella con, che fosse quella con gli acidi. Infatti sì, sa tantissimo di
di arachidi. Il voto è 8 anche qui, perché come sapete Tiger mi ha fatto innamorare del burro di arachidi. Vi metto anche qui nella scheda il video di Tiger. Ci vediamo fra un po'. Allora, eccomi qui. Mi dovrei essere anche dato una pulita, non ho uno specchietto interno, per cui sono sporco video, scusa. Andiamo avanti ad assaggiare i mini ovetti, perché sono troppo curioso. Ne assaggio uno naturalmente. Questo lo faccio vedere in diretta, si presenta così. Ora sono abbastanza sicuro di averlo visto in un video di Barbara. Assaggiamo, questo lo posso assaggiare subito, che ci metterò sicuramente meno. Buono, molto buono. Oggi mi sento altissimo, quindi questo becca un altro 8. Andiamo avanti con l'ultimissimo snack, Kit Kat Toffee Treat. Wow, cioè non ho mai visto un'apertura tanto facile, vita mia. Ragazzi, ve ne faccio vedere una e ne assaggio una in telecamera, dopodiché ci vediamo dopo anche qui. Si presenta così. È buono, perché comunque mi piace la cioccolata in tutte le salse. Vedete il video unboxing, dove c'è anche un tag attaccato, scoprirete i miei gusti. Però, siccome diciamo così è molto normale come cosa, qui gli do un 7, fermo restando che mi piace il Kit Kat, quindi è stato sicuramente gradito anche questo. Adesso io, siccome vorrei incartarlo ma non riesco, lo faccio fuori. Vi taglio questa parte e ci becchiamo dopo. Scusate ragazzi, mi era finita la memoria della fotocamera, perché ultimamente ho girato un po' i video e non avevo cancellato niente. Comunque il video assaggi era finito. Volevo solo salutarvi, invitarvi a ringraziare, vabbè, mi arrendo, non so parlare, invitarvi a passare dal canale di Barbara, cioè di Glimmer, che torno a ringraziare per questi meravigliosi regali, e invitarvi a vedere gli altri video che ancora non avete visto, che vi spargerò un po' fra schede, scheda finale, eccetera eccetera. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!